Inizia la partita, il primo possesso per la squadra ospite in maglia rossa, la Basket Teramo, che attacca con Papa, che ha subito lo spazio per penetrare, poi si ferma, palla fuori per la Gioia, esce Vestitore, subito raddoppiato molto bene e butta via la palla. Ottima partenza difensiva della squadra di casa, della Stella Azzurra Viterbo, che recupera subito il pallone. Si può attaccare ora con Ingrilli, che chiama lo schema, esce dai blocchi roveri e riceve, palla per Lissuon, consegnato per Fowler, che non ha lo spazio per tirare, allora ribalta sul marcante, altro ribaltamento per Rovere, che torna da marcante, spalle a canestro, viene raddoppiato marcante, subisce fallo, primo fallo del match, fallo di La Gioia, numero 11. A Rovere a battere la rimessa, palla rimessa in gioco per Lisson, che ha spazio, si prende il tiro da tre, lo sbaglia, però cattura lui stesso il rimbalzo. Allora altri 14 secondi per la Stella Azzurra, che li gioca con Rovere, che si prende subito un altro tiro da tre, questo va a bersaglio. Ecco i primi tre punti della partita, portano la firma di Rovere, 3-0 per la Stella Azzurra. Ora Salamina, Papa prova la penetrazione, va fino in fondo, sbaglia l'appoggio al tabellone, sbaglia la correzione, poi cattura ancora il numero 3, un rimbalzo e subisce fallo. Fallo di Rovere, rimessa in zona d'attacco per la squadra ospite. Palla rimessa in gioco per Salamina, che finta il tiro, strutta il blocco di Papa, ancora il numero 9, strutta un altro blocco, palla ribaltata per La Gioia, che finta il tiro da 3, palla sotto per Tomasello, che subisce fallo, non è buono il canestro, fallo è prima del tiro, quindi sarà ancora una rimessa in zona d'attacco, va a battere La Gioia. Palla rimessa in gioco ancora per Salamina, che sfrutta il blocco di Tomasello, ancora Salamina, palla per La Gioia, vuole andare da Tomasello, spalla a canestro, 5 secondi per tirare, uno contro uno con Lissuon, palla fuori per Tessitore, non si accorge che il tempo sta scadendo, allora infrazione di 24 secondi, seconda palla persa per la squadra ospite, partita molto bene la difesa della Stella Azzurra. E ora riparte di nuovo per un'azione offensiva con Ingrilli, Lissuon, marcante, Ingrilli strutta i blocchi, gran palla sotto di marcante per Rovere, che sbaglia l'appoggio al tabellone. Allora parte il contropiede della squadra in maglia rossa con Salamina, altro fallo di Rovere, però è il secondo già per lui, terzo fallo di squadra, subito problemi di falli per la squadra di casa, in particolare per il numero 21 Rovere, l'autore fin qui dell'unico canestro della partita. 8 minuti e 9 secondi, sempre 3-0 il punteggio a favore della Stella Azzurra. Tra Salamina, carico per La Gioia, che si prende il tiro da 3, lo sbaglia, rimbalzo proprio di Rovere, che apre nelle mani di Ingrilli, marcante, arresto e tiro subito da 3, che non va a bersaglio, gran rimbalzo di Rovere, che realizza altri due punti, 5 punti tutti del numero 21. Riparte Tessitore, consegnato, palla ancora per il numero 35, che sfrutta il blocco di Tomasello, ribalta il lato per Salamina, che prova a battere Ingrilli, fuori ancora per Tessitore, che si prende il tiro da 3, lo manda a bersaglio. Arrivano i primi punti anche per la squadra ospite, 5-3 il punteggio a favore della Stella Azzurra. Lì suona tiro da lontanissimo, che non va a bersaglio. Molti tiri da fuori in questo inizio partita. La Gioia mette palla a terra, gran palla per Tessitore, che non subisce fallo, ottima difesa di Lissuon, rimbalzo di Rovere, riparte Ingrilli con la transizione offensiva, la difesa però è già schierata, palla per Rovere, che si prende ancora un tiro da 3, questa volta lo sbaglia, bravissimo marcante a tenerla in campo, però la consegna involontariamente a Papa, che può andare in contropiede a realizzare
i due punti che impattano la partita a quota 5. Ingrilli, Marcante, uno contro uno, spalla a canestro con la Gioia, grande scarico per l'Istuan, che subisce fallo, andrà in lunetta con due tiri liberi, numero 7 della Stella Azzurra. Fallo di Tomasello, il numero 18. Sbaglia il primo tiro libero, l'Istuan. 6-41 al termine della prima frazione di gioco. 5 pari il punteggio. Un altro tiro libero a disposizione però, il numero 7 della Stella, se lo realizza. Allora, nuovo vantaggio per la Stella Azzurra. Salamina supera ora la metà campo il numero 9, sfrutta il blocco di Tomasello, chiude il palleggio, è la palla per Papa che può andare fino in fondo a realizzare altri due punti. Allora, primo vantaggio della partita per la squadra ospite sul 7-6, con 4 punti in fila di Papa. Rovere, Marcante anticipato, allora va da Liston che si prende il tiro dalla lunetta e lo realizza. Contro sorpasso Stella Azzurra, Salamina. Ora sfrutta il blocco di Tomasello, perde per un attimo il possesso, poi scarico fuori per la Gioia che si prende un tiro da tre, lo sbaglia, bel rimbalzo di Fowler, Ingrilli può spingere il contropiede, vuole attaccare, va fino in fondo, sbaglia completamente il tiro, non c'è il tocco del difensore, allora palla persa. Salamina, la Gioia, palla sotto, ottima per Papa che realizza altri due punti, grande assist del numero 11 e altri due punti per Papa, sono 6 punti in fila per il numero 3, Marcante. Ingrilli, ancora il numero 4 che non riesce a servire Fowler, si va da Rovere che si prende subito il tiro da 3, ancora a bersaglio. Altri tre punti per Rovere, 11-9 il punteggio in favore della Stella Azzurra. Palla per la Gioia, Papa, Tomasello, marcato bene da Ingrilli che gli sporca il pallone. Allora parte la Stella Azzurra in contropiede con Fowler, palleggio, arresto e tiro da lontanissimo che non va a bersaglio. Tocca a rimbalzo Tomasello che non riesce a tenere in campo il pallone. Allora rimessa in zona d'attacco per la Stella Azzurra. Cambio nella squadra ospite, esce la Gioia, entra in campo Lucarelli con il numero 10, va a Rovere a battere la rimessa. La rimessa in gioco per l'Istuan che non riesce a controllarla, allora palla persa, riparte a Teramo, basket Teramo con Salamina, ora il numero 9. Tessitore, arriva il blocco di Tomasello, lo sfrutta Tessitore, palla per Papa che si prende il tiro dalla media distanza, lo sbaglia, rimbalzo di Rovere, si apre nelle mani di Ingrilli, è costretto però a fermarsi, la difesa avversaria è già schierata, allora va da Marcante, spalle a canestro, raddoppiato Marcante, si gira molto bene col perno, scarico in angolo per l'Istone che ha tanto spazio, si prende il tiro da tre, lo sbaglia, rimbalzo però di Marcante che fa saltare l'avversario, subisce fallo, per poco realizza anche il canestro. Due giocate in fila bellissime di Marcante che ora ha due tiri liberi a disposizione. Sbaglia il primo tiro libero Marcante. Realizza il secondo. Tessitore per la squadra ospite, palla per Lucarelli che tocca il suo primo pallone, numero 10, palla per Salamina. Sfrutta il blocco di Papa, ancora Salamina, ribalta proprio per Papa che finta il tiro, fa saltare l'Istuan, poi esagera col passaggio, commette anche fallo di sfondamento. Allora altra palla recuperata dalla Stella Azzurra. C'è bisogno di asciugare il campo.
Ingrid lì a battere la rimessa. È proprio il numero 4 a impostare l'azione. Liswan, marcante. Ha spazio, palleggia, adesso il tiro da 3. Non prende neanche il ferro però. Time out chiamato dal coach della squadra ospite quando mancano 3 minuti e 49 secondi al termine del primo quarto. Il punteggio è di 12-9 per la Stella Azzurra Viterbo. Però in campo le squadre per questi ultimi 3 minuti e 49 secondi. Si ripartirà con una rimessa in zona difensiva per la squadra ospite dopo l'errore al tiro di Marcante. 12-9 il punteggio in favore della Stella Azzurra. Salamina ora supera la metà campo. Palla per Tessitore che riceve molto lontano da canestro. Allora sfrutta il blocco di Tomasello. Ancora Tessitore. Palla per Lucarelli che vuole attaccare Fowler. Va fino in fondo Lucarelli. Sbaglia l'appoggio al tabellone. È l'ultimo a toccare a rimbalzo. È un giocatore in maglia bianca. Allora altri 14 secondi per attaccare. A disposizione di Basket Teramo. Palla rimessa in gioco per Salamina che perde però palla, la recupera Liswan che apre nelle mani di Fowler, può spingere la Stella Azzurra, Fowler sbaglia completamente il passaggio però. Allora riparte Salamina, palla per Tomasello che prende una bella stoppata da Liswan, però la palla torna nelle sue mani e allora appoggia al tabellone, due punti facili. Ingrid Lee, Fowler, Marcante. Prova ad attaccare centralmente con la mano sinistra, va fino in fondo Marcante. Il difensore non riesce a tenerlo, allora altri due punti per il numero 36 della Stella Azzurra. Salamina. Batte Ingrid Lee che gli tocca il pallone da dietro, commettendo fallo però. Altra rimessa in zona d'attacco. Cambio per la squadra ospite, esce Salamina, entra con il numero 16 Angelini, ha esaurito il bonus alla Stella Azzurra, entrambe le squadre hanno esaurito il bonus. Altro cambio nella squadra ospite, esce Papa, il miglior realizzatore del Basket Teramo, e torna in campo la Gioia con il numero 11. Tessitore a battere la rimessa, fa la rimessa in gioco per Lucarelli, ancora Tessitore, Lucarelli a spazio, si prende un tiro da molto lontano, lo sbaglia, rimbalzo di Fowler, premiata la scelta difensiva della Stella Azzurra. Ingrid Lee, Rovere, Marcante. Sfrutta il blocco di Liston, palla fuori proprio per lui che si prende il tiro da 3, lo sbaglia, rimbalzo di Rovere, l'ultimo a toccare è un giocatore ospite, allora rimessa in zona d'attacco per la Stella Azzurra. 14-11 il punteggio in favore proprio della squadra di casa, va a Rovere a battere la rimessa. Palla rimessa in gioco per Fowler che a spazio si prende subito un tiro, lo sbaglia, bravo Liston a rimbalzo, alla fine l'ultimo a controllare però è la Gioia e Liston commette anche fallo. Saranno due tiri liberi a disposizione del numero 11 del Basket Teramo. 2 minuti e 9 secondi al termine di questa prima frazione di gioco. Realizza il primo tiro libero. Realizza
realizza anche il secondo cambio nella stella azzurra, esce proprio l'autore del fallo, l'Istuan, all'esordio in questa partita con il numero 14 Ciampaglia. Riparte la stella azzurra con Ingrilli, un punto di vantaggio per la squadra di casa. Ciampaglia, rovere, una serie di blocchi sotto il canestro. Ingrilli riceve, si prende subito un tiro, lo manda a bersaglio. Riparte la squadra ospite con Angelini. Tomasello, ora il numero 35, palleggio, arresto e tiro da 3. Bella difesa di Marcante, il tiro esce. Allora parte la stella azzurra in contropiede con Ingrilli. Rovere, anche lui si prende un tiro da 3, lo sbaglia anche lui. Riparte ancora in contropiede la squadra ospite, fase frenetica del match. Tomasello, anzi Vestitore, perde palla, poi un po' di confusione. Alla fine recupera palla da Lucarelli che subisce fallo. Fallo di Ciampaglia. Ora saranno altri due tiri liberi per la squadra ospite, tiri liberi che spezzano un po' il ritmo che era diventato frenetico nelle ultime azioni. Realizza il primo tiro libero, numero 10. Realizza anche il secondo. Altro cambio per la squadra ospite, esce Tomasello, torna in campo Papa. Ingrilli ad impostare un'altra azione offensiva per la sua squadra, supera ora la metà campo. Rovere, Ciampaglia, Fowler. Rovere in angolo, ribalta molto bene per Marcante che finta il passaggio, prova ad attaccare col palleggio, scarico no look, ancora per Rovere, realizza un'altra tripla, migliore in campo in questo primo quarto, il numero 21 della stella. Ultimi 50 secondi, la gioia, si prende un tiro da lontanissimo, lo sbaglia, rimbalzo in attacco di Papa, bravissimo però Ciampaglia a tuffarsi, a recuperare il possesso. Allora, altra azione per la stella azzurra con Ingrilli. Marcante, si gira molto bene sul fondo, scarica in angolo per Rovere, palleggio incrociato e tiro di Rovere che non prende neanche il ferro. Rimbalzo però di Ingrilli, 7 secondi per tirare, tiro da 3 di Ingrilli che non va a bersaglio, rimbalzo di Papa, ultimi 20 secondi, allora decide saggiamente di aspettare Tessitore, ottenere palla fino alla fine, 10 secondi ora. Ancora Tessitore a metà campo, vuole l'uno contro uno con Fowler, lo attacca Tessitore, scarico per Papa che si prende il tiro, lo sbaglia, rimbalzo di Ingrilli che tira dalla sua metà campo, la conclusione non va a bersaglio, finisce qua il primo quarto con il punteggio di 19-15 in favore della stella azzurra di Terni. Tornano in campo le squadre per dare il via al secondo quarto. Entrano in campo gli Annuale e Cianci per la stella azzurra. Stesso quintetto invece che ha terminato il primo quarto per il basket Teramo, 19-15 il punteggio in favore della stella azzurra che ha anche il primo possesso di questo quarto, lo gestisce con Rovere, Ciampaglia, Fowler, Cianci esce dai blocchi e riceve, perde per un attimo il possesso, riesce a recuperare la palla prima che termini fuori. Ancora Cianci, 8 secondi per tirare, Fowler, bella palla sotto per Ciampaglia, grande aiuto di La Gioia dal lato debole che recupera la sfera, parte in contropiede, arresto e tiro da 3 di Tessitore che non fa bersaglio, ma correzione volante di Papa, straordinaria. Allora i primi due punti di questo quarto portano la firma di un giocatore in maglia rossa. Rovere. Cianci. Ancora Cianci, palla per Ciampaglia. Arriva l'aiuto ancora di La Gioia, questa volta è falloso. Non è d'accordo il numero 11. Rimessa in zona d'attacco per la stella azzurra.
che aveva solo 5 secondi per tirare, ovviamente ora ne ha a disposizione altri 14. Rovere a battere la rimessa, palla messa in gioco per Ciampaglia, Cianci, Ianuale, palleggio a rezzo e tiro del numero 77 che non prende neanche il ferro, rimbalzo di Ciampaglia però che poi viene stoppato, rimessa in zona d'attacco per la Stella Azzurra, questa volta però sono solo 4 i secondi a disposizione. Sempre Rovere a battere la rimessa, palla rimessa in gioco per Ciampaglia, consegnato per Fowler, tiro da lontanissimo, non va a bersaglio, riparte il contropiede della squadra ospite con la Gioia che sbaglia completamente il passaggio, allora altra palla persa a basket Teramo. Cianci, Ciampaglia, Ianuale, serie di blocchi sotto il canestro, esce e riceve Cianci, palla per Fowler che finta il tiro, palla per Rovere che anche lui finta il tiro da 3, 8 secondi per tirare, Ianuale, step back, altra finta di tiro, palla sotto per Ciampaglia, non è buono il canestro, fallo è arrivato prima del tiro. Allora rimessa in zona d'attacco per la Stella Azzurra, già due falli commessi dalla squadra ospite, 8 minuti e 29 secondi al termine della seconda frazione di gioco, 19-17 il punteggio, ancora non si è sbloccato il tabellino in questo secondo quarto per la Stella Azzurra, ci prova ora con Ianuale che prova ad attaccare Lucarelli che lo tiene bene, Cianci sbaglia il passaggio, lo anticipa Tessitore che poi prova ad andare fino in fondo proprio su Cianci che commette fallo ed è anche canestro buono del numero 35. Allora pareggio a quota 19, Tessitore però ha la possibilità di completare la giocata da 3 punti. Pronto dalla lunetta al numero 35. Che sbaglia il tiro libero però, alla fine l'ultimo a toccare sembrava essere il numero 11 ospite, invece la rimessa è data per basket Teramo. Cambio, torna in campo Salamina al posto di Tessitore, proprio nella squadra ospite. Che ha un'altra azione a disposizione, Angelini, Salamina, Ianuale su di lui, prova a batterlo Salamina, ci riesce, gran palla per Lucarelli che scarica in angolo per la Gioia e nella partenza in palleggio però pesta la linea laterale, allora palla persa, un'altra e può ripartire quindi la Stella Azzurra, ancora non ha realizzato punti in questo secondo quarto, 19 pari, segna il tabellone Rovere. Doppio blocco per Cianci che esce e riceve in punta, molto lontano da canestro però, ancora Cianci, c'è poco movimento dei suoi compagni, alla fine trova Ianuale, spalle al canestro con Lucarelli, Ianuale mette palla a terra, scivola poi, perde palla, allora riparte Lucarelli, palla per Angelini che alza la loop per Papa che appoggia il tabellone, 2 punti facili. Time out chiamato dal coach della Stella Azzurra, inizio il secondo quarto orribile per i padroni di casa che ora si trovano sotto nel punteggio che è di 21-19 in favore del basket Teramo. Rientrano in campo le squadre, si ripartirà con una rimessa in zona difensiva per la Stella Azzurra che deve riprendersi da questo brutto inizio del secondo quarto, 7 minuti e 35 al termine appunto della seconda frazione di gioco, 21-19 il punteggio in favore della squadra ospite. Cianci, Fowler, Rovere, palla per Cianci che attacca il canestro, palleggio al resto e tiro che non va a bersaglio, cattura lui stesso il rimbalzo, altro errore però di Cianci, altro rimbalzo però, palla fuori per Fowler che sbaglia ancora il tiro da 3, alla fine rimbalzo difensivo per Papa che lancia molto bene Angelini che può andare 1 contro 0 ad appoggiare al tabellone, dormita della difesa ma grande passaggio a baseball del numero 3, migliore in campo Papa, Ianuale si prende questo tiro e lo manda a bersaglio, eccoli i primi 2 punti,
la squadra di casa in questo secondo quarto. 23-21 il punteggio per la squadra in maglia rossa. Salamina sfrutta il blocco di Tomasello, ancora il numero 9, ribalta il lato per Angelini che ha spazio, si prende il tiro da 3, lo sbaglia, tocca Papa al rimbalzo, allora rimessa per la Stella Azzurra. Cambio per entrambe le squadre, esce Rovere, torna in campo Marcante per la squadra di casa, mentre per gli ospiti esce Angelini e torna in campo col numero 35 Tessitore. Mentre il gioco è già ripreso con Cianci in possesso palla, Fowler, Marcante, prova ad attaccare la Gioia che difende bene, arriva il raddoppio di Tomasello, è lui l'ultimo a toccare, rimessa per la squadra ospite, altro cambio nella Stella Azzurra, esce Cianci, torna in campo in Grilli. Marcante, Fowler, altro tiro da 3 di Fowler, altro errore però, rimbalzo di Papa che apre nelle mani di Salamina, prova a spingere la squadra ospite, Salamina batte in Grilli molto bene, poi sbaglia l'appoggio, altra correzione in tapin di Papa, veramente straordinario il numero 3 in Grilli. Fowler, difesa 3-2 per la squadra ospite che sta dando ottimi frutti in questa prima parte del secondo quarto. Tiro che non prende neanche il ferro di Ciampaglia, allora altro contropiede, sbaglia il passaggio Salamina, bravissimo Marcante a tenerla in campo, ma bravo ancora una volta Papa ad anticipare l'avversario. E allora può attaccare la squadra ospite con Tomasello che subisce fallo di Ianuale. La rimessa in zona d'attacco per la squadra ospite, doppio cambio nella Stella Azzurra, escono Fowler e Ianuale, tornano in campo Cianci e Rovere, non soddisfatto il coach della Stella Azzurra. 5 minuti e 37 al termine del secondo quarto, 25-21 il punteggio a favore della squadra ospite che ha una rimessa in zona d'attacco a disposizione, va a batterla la Gioia, alla rimessa in gioco per Salamina che va ancora dalla Gioia, uno contro uno, spalla a canestro con Cianci, palla per Tomasello, scarico, la palla arriva nelle mani di Papa, perde per un attimo il possesso, palla per la Gioia, tiro da 3 che non va a bersaglio, rimbalzo di Marcante che però serve involontariamente Tomasello mettendolo in pratica solo sotto il canestro, non può sbagliare questo appoggio facile al tabellone. Ingrilli, Marcante, ottimo scarico per Rovere che ha spazio, si prende il tiro da 3 e non prende neanche il ferro. L'ultimo tocco a rimbalzo è di un giocatore in maglia rossa, allora sarà un'altra azione offensiva per la Stella Azzurra. Sono abbassate clamorosamente le percentuali al tiro in questo secondo quarto. Rovere alla rimessa in gioco per Marcante, Ingrilli, Cianci, Rovere, finta il tiro molto bene, palla fuori ancora per Cianci, se lo prende lui il tiro da 3, altro errore, però tocca a rimbalzo un altro giocatore in maglia rossa, allora altri 14 secondi per l'attacco della Stella Azzurra, si effettua un cambio, è pronto a rientrare l'Istuan, prende il posto di Ciampaglia. Cianci, Ingrilli, Rovere, l'Istuan anticipato forte da Tomasello che recupera palla, allora parte la transizione offensiva basket Teramo, la Gioia si prende un tiro immediato da 3, lo sbaglia, bravo Ingrilli a catturare il rimbalzo difensivo e parte in contropiede Cianci, tiro da 3 di Cianci a bersaglio. 27-24 punteggio, riparte la squadra ospite con Salamina, ancora il numero 9, Ingrilli in marcatura, palla per Tessitore, Fadeaway con Cianci in marcatura, il tiro esce, rimbalzo in attacco però, ancora Tessitore, vuole ancora uno contro uno, spalla a canestro con Cianci, vuole sfruttare il mismatch, ribaltellato per la Gioia, palleggio arresto e tiro del numero 11 da 3 che non va a bersaglio, gran rimbalzo di Cianci che può spingere il contropiede, Rovere, Ingrilli, da dietro.
Marcante, finta il tiro, prende la penetrazione, va fino in fondo Marcante, l'appoggia al tabellone, non va a bersaglio però, allora contropiede, Tessitore palleggia il resto, tiro da tre, altro errore, di nuovo una fase confusa della partita con contropiedi da una parte e dall'altra, in grilli, va fino in fondo, sbaglia ancora l'appoggio al tabellone, l'ultimo a toccare a rimbalzo è Salamina, allora altra rimessa in zona d'attacco per la Stella Azzurra, time out. 3 minuti e 24 secondi al termine della seconda frazione di gioco, 27 a 24 il punteggio in favore del Basket Teramo. Rientrano in campo le squadre, si riprenderà con una rimessa in zona d'attacco per la Stella Azzurra. Ultimi 3 minuti e 24 secondi del secondo quarto, 27 a 24 il punteggio in favore della squadra ospite. Va Cianci a battere la rimessa dal lato, Ingrilli, sale Marcante, frutta il blocco Ingrilli, ancora il numero 4, deve andare fino in fondo, gran palla per Liston, che non riesce però a tirare, scadono i 24 secondi, allora palla persa dalla Stella Azzurra. Salamina, supera ora la metà campo, Ingrilli lo marca a tutto campo, Tessitore, Salamina, Tomasello, ancora Tessitore, spalla a canestro con Cianci, uno contro uno del numero 35, scarico per la Gioia che finta il tiro da tre, prova a fare una giocata che non è prevista dal regolamento. Allora, infrazione di passi e palla persa. Ingrilli. Tornata uomo la difesa della squadra ospite. Marcante, sfrutta il blocco di Liston, palla fuori per lui, deviata. In qualche modo il possesso rimane alla Stella Azzurra. Ingrilli, 6 secondi per tirare, tiro da lontanissimo di Ingrilli che non va a bersaglio. C'è un fallo poi al rimbalzo, finito a terra Ruveri. Fallo è di Salamina col numero 9. Rovere a battere la rimessa, fa la rimessa in gioco per Liston che controlla con un po' di difficoltà, Marcante prova a battere Papa, cambio difensivo, palla fuori per Cianci, Rovere si prende il tiro da tre, lo manda a bersaglio, tripla mostruosa questa di Rovere con la mano in faccia e riporta in parità la partita, 27 pari il punteggio, ora è la Stella Azzurra a schierarsi a zona, zona 2-3. Salamina, palla per Papa che prova ad andare fino in fondo, sbaglia l'appoggio al tabellone, rimbalzo di Tomasello che sbaglia il tiro, altro rimbalzo di Tomasello, alla fine c'è un fallo di Cianci. Allora due tiri liberi a disposizione del numero 18. Gli arbitri stanno discutendo tra di loro, sembra essere rimessa e non tiri, è così, rimessa in zona d'attacco, non sono tiri liberi, Tessitore a battere la rimessa, palla rimessa in gioco per il numero 8 che fa l'esordio in questa partita, Nolli, Papa, saltellato per Tessitore, 5 secondi per tirare, palla fuori per Nolli che si prende il primo tiro della partita, non tocca neanche il ferro. Palla persa alla squadra ospite, non un grande impatto nel match per il numero 8. Ingrilli, Liston,
marcante. Ingrid Lee riceve, finta il tiro da tre, mette palla a terra, ancora Ingrid Lee che va da rovere, palleggio di rovere che va fino in fondo, sbaglia il tiro, non c'è fallo, allora parte in contropiede Tessitore e poi si ferma, fallo in attacco del numero 35, gran difesa di Cianci, palla recuperata dalla Stella Azzurra che ora effettua anche una sostituzione, è pronto a rientrare Fowler, prende il posto di Marcante. 1 minuto e 15 al termine, ancora parità a quota 27. Ingrid Lee, Liston, rovere. Ingrid Lee, Cianci non riesce a liberarsi, palla per Fowler che finta il tiro da tre, mette palla a terra, cambio difensivo, ancora Fowler, 6 secondi per tirare, vuole giocarsi l'uno contro uno, palleggio arresto e tiro a bersaglio, grandissimo canestro del numero 16 che riporta la Stella Azzurra in vantaggio. Cianci recupera un gran pallone, distratto qui il giocatore che ha fatto la rimessa per la squadra ospite, allora altri 24 per la Stella Azzurra. Ingrid Lee, ne rimangono 10 per andare al tiro, Fowler altro tiro da 3 che non va a bersaglio, non c'è fallo, in balzo di Papa, ultimi 24 secondi, 20 sono i secondi a disposizione per l'azione offensiva, Salamina, Papa, ora Papa prova ad attaccare Cianci, va fino in fondo, appoggia al tabellone, 2 punti. Ultimo possesso del secondo quarto per la squadra di casa, 7 secondi per tirare, Fowler si ferma da 3, si prende un tiro senza senso, non c'è fallo per gli arbitri. Un secondo per chiudere il secondo quarto, vediamo come riesce a sfruttarlo la squadra ospite. Rimessa lunga per Tomasello che sfugge il pallone, non era male l'idea, ma si conclude con un nulla di fatto. Finisce qua la seconda frazione di gioco con il punteggio di 29 pari. Inizia ora la terza frazione di gioco con il primo possesso nelle mani del Basket Teramo. Punteggio di 29 pari, attacca ora Tessitore, Angelini, la gioia, palla per Tomasello, gancio con la mano sinistra che non va a bersaglio, rimbalzo di Papa, viene fischiato un fallo, fallo di rovere, che sembra anche dolorante, terzo fallo per il numero 21 della Stella Azzurra. Va Tomasello a battere la rimessa. Palla per Angelini, bravissimo Ingrid Lee ad anticiparlo e a ripartire per impostare una nuova azione offensiva, la prima in questo quarto per la Stella Azzurra. Rovere, Liston, consegnato per Fowler che non trova lo spazio per tirare, allora prova ad attaccare col palleggio, palla per Liston che ha spazio, si prende il tiro da tre, lo sbaglia, allora rimbalzo di Tomasello, Tessitore, ora numero 35, altro anticipo di Ingrid Lee, bravissimo, poi la palla arriva a Fowler, Ingrid Lee va fino in fondo, non c'è fallo per gli arbitri, qui sembra un mancato fischio clamoroso, sembrava evidente la spinta. Angelini, Tessitore, si prende il tiro da tre, lo sbaglia, lotta rimbalzo Marcante e alla fine è lui l'ultimo a toccare, allora rimessa in zona d'attacco la squadra in maglia rossa. Inizio subito frenetico di terzo quarto, sembrava esserci un fallo evidente su Ingrid Lee, non secondo l'arbitro. Sta anche dicendo al coach della Stella Azzurra che alla prossima protesta fischierà il fallo tecnico al numero 4 della Stella Azzurra. Angelini, Tessitore, sfrutta il blocco di Tomasello, palla proprio per Tomasello che appoggia con la mano sinistra, bella azione della squadra ospite.
Clistuon. Palleggio, arresto e tiro da tre, questa volta a bersaglio. Finalmente realizza la conclusione da dietro l'arco dei tre punti. E vantaggio per la Stella Azzurra. La Gioia si prende il tiro da tre, lo sbaglia, a rimbalzo va in Grilli. I giocatori del basket Teramo guardano, allora ne approfitta il numero 4 della Stella Azzurra, Marcante, finta il tiro da tre, vuole attaccare Tomasello, va fino in fondo, si protegge con il ferro, lo sbaglia, a rimbalzo di Listuon che subisce fallo. Fallo di Angelini. Allora Listuon andrà a lunetta con due dei liberi. Sbaglia il primo tiro libero, Listuon. 8 minuti e 2 secondi al termine del terzo quarto, 32-31 il punteggio in favore della Stella Azzurra. E rimane così il punteggio perché Listuon fa 0 su 2 dalla lunetta, molto sfortunato nel secondo tiro. Angelini, Papa, Tessitore, ancora Angelini, ancora Tessitore che ha spazio per penetrare, va fino in fondo con la mano sinistra, realizza altri due punti. Ingrilli per la Stella Azzurra, supera la metà campo, chiama lo schema. Poi passaggio per Fowler che si prende un tiro da lontanissimo, fuori ritmo, lo manda a bersaglio. Dribbla fantastica del numero 16. Allora più due per la Stella Azzurra. La Gioia, spazio però per prendersi la tripla. Allora annulla subito la tripla di Fowler, riportando di nuovo i suoi avanti di uno. Entrambe le squadre difendono a zona. Due, tre, vediamo la Gioia però segue Rovere, anzi no, sempre 2-3, Ingrilli, bella palla sotto per Rovere che prova a farsi spazio col fisico, non ci riesce, viene stoppato. La rimessa è per la Stella Azzurra che ha solo 2 secondi a disposizione però per concludere l'azione offensiva. Vediamo chi va a battere la rimessa, va a Rovere. Ingrilli sfrutta il blocco, riceve, tira cadendo indietro, il tiro non va a bersaglio, contropiede la squadra ospite con Papa che poi si ferma. Allora Angelini decide di mettere ordine, chiamare lo schema, sfrutta il blocco di Tomasello, ancora Angelini, Papa va proprio da Tomasello che si è fatto spazio col fisico, non è buono il canestro però perché ha subito fallo prima del tiro, fallo di Listuon. Allora sarà semplice rimessa in zona d'attacco, terzo fallo anche per il numero 7 della Stella Azzurra, così come Rovere. Va la Gioia a battere la rimessa. Va la rimessa in gioco per Angelini e perde il controllo del pallone e commette anche infrazione di campo. Brutta palla persa dal playmaker del basket Teramo. Ingrilli a battere la rimessa. Marcante che consegna subito la palla nelle mani di Ingrilli, sempre difesa zona. Rovere, Marcante, trova la penetrazione, sfrutta alla grande un blocco di Listuon che permette a Marcante di andare ad appoggiare due punti facili. Canestro di Marcante, ma è ottima la giocata di Listuon. Angelini ora non trova compagni liberi. Tessitore, ancora il numero 35, va quasi a frazione di passi. La Gioia, tiro da tre che non va a bersaglio, gran rimbalzo di Marcante che fa esplodere il palazzetto, i tifosi di casa. Listuon, Marcante, consegnato per Fowler, altro tiro fuori ritmo da lontanissimo, questa volta non va a bersaglio, gran rimbalzo di Rovere,
Lisson decide saggiamente di non tirare ma di giocare in grilli, bella difesa di Tessitore, palla sotto per Lisson che subisce fallo. Ora sarà rimessa in zona d'attacco per la Stella Azzurra, 37-36 il punteggio proprio a favore dei padroni di casa. Time out chiamato dal coach del Basket Teramo, 5 minuti e 30 al termine della terza frazione di gioco, il punteggio è appunto di 37-36 in favore della Stella Azzurra Viterbo. Sono rientrate in campo le squadre, quindi partirà con una rimessa in zona d'attacco per i padroni di casa, la squadra in vantaggio di un punto, 37-36, va Ingrilli a battere la rimessa, rimessa dal fondo. Palla rimessa in gioco per Lisson che ha spazio, prende la mira, spara e realizza altri due punti. Esce bene dal time out, la Stella Azzurra, non è contento il coach ospite. Sempre difesa 2-3 per la Stella Azzurra. Lucarelli, Angelini, brutto blocco di Tomasello, palla per Tessitore, ancora Angelini, Lucarelli si prende il tiro da 3, lo manda a bersaglio. Ingrilli per la Stella Azzurra, Rovere sfrutta i blocchi, riceve, palla per Marcante che mette palla a terra, batte facilmente Lucarelli, scarico fuori per Lisson che si prende il tiro da 3, lo manda a bersaglio, tripla impressionante di Lisson, trascinatore della Stella Azzurra in questo terzo quarto. Angelini, la gioia, bella palla per Lucarelli, lasciato solo, Lisson salta, commette fallo. Per sua fortuna il tiro di Lucarelli esce, saranno due tiri liberi. Azzurra, esce proprio Lisson tra gli applausi del palazzetto. Ha giocato un ottimo terzo quarto, un'ottima prima metà del terzo quarto. Torna in campo Ciampaglia, 42-40 il punteggio in favore della squadra che attacca, la Stella Azzurra. Rovere sfrutta il blocco, il doppio blocco di Marcante e Ciampaglia, palla proprio per Marcante che batte ancora facilmente Lucarelli, si protegge con il ferro e realizza altri due punti. Gioca bene ora la Stella Azzurra, Angelini, Lucarelli mette palla a terra, un po' indeciso su quello da farsi, poi invece realizza un grandissimo canestro andando fino in fondo battendo praticamente tutta la difesa. Ciampaglia, Marcante si prende il tiro da 3, Marcante corto, in balzo di Tomasello che apre nelle mani di Angelini, poi salta, errore clamoroso, bravissimo Marcante a tenerla in campo. Fowler, palla proprio per Marcante, ancora per Fowler che poteva forse prendersi il tiro, decide invece di ragionare, far passare anche secondi, giocare un po' con il cronometro. Sbaglia però il passaggio in Grilli, allora riparte Lucarelli che ha spazio, va fino in fondo, tiro difficile che non va a bersaglio, rimbalzo di Tomasello e poi subisce il fallo di Ciampaglia. Andrà in lunetta, fischio dubbio dell'arbitro, mi sembra il primo a non essere d'accordo, è lo stesso Tomasello che comunque ha due tiri liberi a disposizione. Sbaglia il primo tiro libero, numero 18. Sbaglia anche il secondo, meccanica di tiro molto particolare. 0 su 2, Ingrilli, Ciampaglia,
prova ad andare fino in fondo, subisce fallo, fallo di Salamina, che nel frattempo è rientrato in campo al posto di Angelini. Non entra nel migliore dei modi. Ciampaglia quindi beneficia di due tiri liberi. Cambio nella stella azzurra, esce Marcante, torna in campo Cianci. Applausi di tutto il palazzetto anche per Marcante, il vero leader della stella azzurra, che tra l'altro rientra da un infortunio che gli ha fatto saltare le ultime due partite. Realizza il primo tiro libero Ciampaglia. Sbaglia il secondo. Salamina. Volta una nuova azione offensiva. Chiama lo schema. Brutta il blocco di Tomasello. Ancora Salamina, palla fuori per Lucarelli, extrapente per la Gioia, che va sotto da Tomasello. Il tiro non prende neanche il ferro. Allora può ripartire in Grilli. Chiama lo schema. Ciampaglia. Rovere. Ciampaglia, finta il tiro, mette palla a terra, si crea bene lo spazio e subisce fallo di Tomasello. Altri due tiri liberi per il numero 14 della stella azzurra. Entrato bene questo terzo quarto. Cambio proprio per la squadra ospite, esce l'autore del fallo, Tomasello. Torna in campo Papa, il migliore dei suoi fin qui. Realizza il primo tiro libero Ciampaglia. 46-42 il punteggio. 2 minuti e 36 al termine del terzo quarto. 47-42, perché Ciampaglia realizza anche il secondo libero a disposizione. Papa, Tessitore. Salamina, sempre di testa a zona. Tessitore prova la penetrazione, subisce fallo. Fallo di Rovere, dovrebbe essere il quarto, esatto, quarto fallo del numero 21, così come sono quattro i falli di Listman in panchina. Due tiri a disposizione di Tessitore, entrambe le squadre hanno esaurito il bonus. Realizza il primo. Anche il secondo. 47-44 il punteggio. Ingrilli sopra la metà campo sulla pressione di Salamina. Cianci. Ingrilli, 7 secondi per tirare. Ciampaglia, palla a canestro con Papa che gli sporca il pallone. Ancora Ciampaglia, fuori per Cianci. Un secondo, si prende il tiro Cianci. Il tiro non prende il ferro, allora infrazione di 24 secondi dalla difesa della squadra ospite. Palla nelle mani di Salamina. Lucarelli, Salamina, Papa, Tessitore a spazio, si prende il tiro da tre, lo manda a bersaglio. Ingrilli, non c'è né fallo difensivo né fallo in attacco. Poi arriva il fallo difensivo, da terra Salamina. Tocca Ingrilli, allora saranno due tiri liberi per il play della stella azzurra. Il punteggio è di 47 pari. Realizza il primo tiro libero Ingrilli.
realizza anche il secondo. Nuovo vantaggio per la Stella Azzurra, 49-47, Salamina. Brutto blocco di Papa, ancora Salamina, palla fuori per Lucarelli che prova la penetrazione, va fino in fondo, sbaglia l'appoggio al tabellone, gran rimbalzo però di Papa, strappa il pallone ma è contesa, bravissimo Cianci a contendere questo pallone, la freccia premia la Stella Azzurra che quindi recupera un altro pallone. Ingrilli, Fowler, Ciampaglia, Cianci. Ingrilli riceve in punta, fallo lontano dalla palla, fallo di La Gioia su Fowler, forse sul rovere. Due tiri liberi su Fowler, perché si appresta lui ad andare a tirare i due tiri liberi. Sbaglia il primo tiro libero. Realizza il secondo. Cambia nella squadra ospite. Torna in campo Nolli, il numero 8. Prende il posto di Lucarelli. Il punteggio in favore della Stella Azzurra Viterbo, 1 minuto e 5 secondi al termine della terza frazione di gioco. Attacca la squadra ospite però con Salamina che prova ad andare fino in fondo, ribalta il lato per Tessitore che si prende un tiro da 3, lo sbaglia, altro fallo di La Gioia, fallo a rimbalzo, fallo su Wingrilli. Cambio per la Stella Azzurra, esce Rovere, fa l'esordio in questa partita a Casanova. Cambio anche per la squadra ospite, fuori proprio La Gioia con il numero 11, torna in campo Tomasello con il numero 18. Due tiri liberi a disposizione di Ingrilli. Realizza il primo tiro libero. Sbaglia il secondo, rimbalzo di Papa e consegna nelle mani di Salamina. 46 secondi al termine del quarto, 14 per tirare. Tomasello appoggia il tabellone, subisce fallo, sempre a lunetta con due tiri liberi, il numero 18 del Basket Teramo. Secondo cambio ancora per la squadra ospite, esce proprio Tomasello, torna in campo Lucarelli. Ingrilli, ultimi 38 secondi. Ciampaglia, Cianci. Doppio blocco per Ingrilli che non riceve, Fowler tiro da 3 forzato che non va a bersaglio, rimasto a terra un giocatore ospite, allora l'arbitro ferma il gioco. Rimasto a terra Salamina.
25 secondi al termine del quarto, un secondo di discrepanza con quello del cronometro dell'azione. Si rialza Salamina, applausi di tutto il palazzetto, molto sportivo. Salamina, per quella che sarà l'ultima azione del terzo quarto, 51-48 il punteggio a favore della Stella Azzurra. Ancora Salamina, 10 secondi per tirare, Tessitore subisce fallo, fallo di Casanova. Tessitore, Andrea Lunetta con due tiri liberi. Realizza il secondo, cambio nella squadra ospite, esce proprio Tessitore, prende, lascia il campo ad Angelini. Ingrid Lee, 7 secondi per concludere il terzo quarto. Ingrid Lee va fino in fondo, bello scarico per Ciampaglia, stoppata mostruosa di Lucarelli, tiro di Salamina da metà campo, non va a bersaglio. Finisce dunque qua la terza frazione di gioco con il punteggio di 51-49 in favore della Stella Azzurra di Terni. Torna nel campo le squadre per dare inizio all'ultima frazione di gioco, che inizia con il possesso per il basket Teramo, che è sotto per 51-49 contro i padroni di casa della Stella Azzurra di Terni. Salamina, Lucarelli, Tessitore, ma al tiro viene stoppato da Marcante, palla recuperata da Cianci che va in contropiede. Ingrid Lee, Cianci ancora, trova la penetrazione, perde palla però, troppo fretta per Cianci. Nolli a battere la rimessa. Salamina supera la metà campo, consegnato con Papa, ancora Salamina che ha spazio per andare fino in fondo, scarico nell'angolo per Nolli, Lucarelli mette palla a terra ma fino in fondo, appoggia al tabellone, realizza un gran canestro, buona circolazione palla, di palla per la squadra ospite. Fowler, Marcante, Cianci. Fowler riceve, si prende subito un tiro da tre, lo sbaglia, rimbalzo di Tessitore e apre subito nelle mani di Salamina. Ora il numero 9, prova ad andare fino in fondo, scarico fuori, Tessitore riesce a controllare il pallone, vuole giocarsi l'uno contro uno con Cianci, ancora Tessitore, palla fuori per Papa che ha spazio, ci prende il tiro da tre e lo manda a bersaglio. Più 3 per la squadra ospite, 54-51. Campaglia, Marcante, Ingrid Lee, esce forte Salamina, non commette fallo, Ingrid Lee va fino in fondo, brutta caduta di Ingrid Lee, ma per gli arbitri addirittura fallo in attacco, brutto colpo per Ingrid Lee che sembra comunque essere caduto senza riportare conseguenze perché si è subito rialzato. Palla persa dalla Stella Azzurra, non ha iniziato bene quest'ultimo quarto. Time out,
8 minuti e 33 secondi al termine dell'incontro, 54-51 il punteggio a favore della squadra ospite, che ha ribaltato l'iniziale svantaggio con un parziale di 6-0. La rientrata in campo la squadra ospite, torna sul campo di gioco ora la Stella Azzurra, che deve rimontare 3 punti di svantaggio. Salamina. Cade a terra, non c'è fallo di Ingrilli. Allora palla persa la squadra ospite. Cambio per la Stella Azzurra, esce Gianci, torna in campo Rovere. Ingrilli. Rovere, Marcante, attacca uno contro uno Lucarelli, lo supera ma poi perde il possesso, allora contropiede, Papa, palla per Lucarelli che va fino in fondo, appoggia il tabellone, altri 2 punti. Ingrilli per la Stella Azzurra, Fowler, Ciampaglia, consegnato per Rovere, ora il numero 21, fuori per Marcante, palla per Fowler, ancora Marcante, Ciampaglia può andare alla conclusione, sbaglia il tiro ma subisce fallo, andrà dunque Lunetta con 2 tiri liberi. Realizza il primo tiro libero Ciampaglia. Realizza anche il secondo. 56-53, punteggio a favore del Basket Teramo, che ora attacca con Salamina, Papa. Ora il numero 3, prova a battere Ciampaglia, riesce a crearsi lo spazio con il fisico, realizza altri 2 punti. Ingrilli. Ciampaglia, Marcante. Va da Fowler, gran palla, Fowler fuori per Rovere che ha spazio, si prende il tiro 3, lo manda a bersaglio, altra tripla per Rovere. Scatenato questa sera dai 3 punti, Salamina sfrutta il blocco di Lucarelli, ancora Salamina, palla proprio per Lucarelli che batte Ciampaglia, palla sotto, complicata per Papa che riesce in qualche modo a controllarla, sbaglia l'appoggio con la mano sinistra, allora riparte la Stella Azzurra con Ingrilli, prova ad attaccare Salamina, va fino in fondo, Ingrilli realizza un gran canestro in cross to cross, parità a quota 58. Grande reazione della Stella Azzurra dopo un inizio quarto quarto un po' complicato. Salamina, passaggio difficilissimo, toccato da Rovere. Allora rimessa in zona d'attacco per la squadra ospite, cambio per entrambe le squadre. Torna l'Istuan nella Stella Azzurra, prende il posto di Ciampaglia. Nella squadra ospite invece esce Lucarelli e torna Tomasello. Nolli a battere la rimessa, palla rimessa in gioco per Testitore. Ora Testitore, uno contro uno con Rovere, va fino in fondo Testitore, realizza un gran canestro, riparte la Stella Azzurra, Ingrilli, Fowler, Listwon, Rovere, Fowler riceve, non si prende il tiro, lo fa in questo momento, da 2, il tiro non va a bersaglio, rimbalzo di Testitore. Ultimi 6 minuti di partita. Papa a spazio, si prende il tiro da 3, lo sbaglia, gran rimbalzo di Marcante che apre nelle mani di Ingrilli. Ora è il numero 4 della Stella Azzurra.
va da Marcante, spalla canestro, si gira sul fondo Marcante, gran palla per Lissuan che la controlla con un po' di difficoltà, sbaglia un appoggio, sembrava facile, poi Fowler tiro da lontanissimo che non va a bersaglio, alla fine c'è un fallo a rimbalzo, il fallo di Papa. Ora rimessa in zona d'attacco per la Stella Azzurra. Messa dal fondo che va a battere rovere, c'è bisogno però di asciugare il campo. Anzi va in grillì a battere la rimessa, può riprendere ora il gioco. Palla rimessa in gioco per Rovere, Papa su di lui, Marcante uno contro uno con Tessitore, ancora Marcante prova a crearsi spazio, difesa forte di Tessitore, ma Marcante realizza due punti straordinari, probabilmente ha anche subito fallo da parte del numero 35 ospite, non secondo gli arbitri. Papa carico nell'angolo per Nolli che ha spazio, si prende il tiro da tre, lo sbaglia, gran rimbalzo ancora di Papa che riesce anche a controllare il pallone, però nel tentativo di tenerlo in gioco lo passa a Marcante, Marcante perde di nuovo la palla, altra fase della partita molto confusa, ora ci pensa Tessitore a mettere un po' di ordine, vuole giocare l'uno contro uno con Rovere, palleggio arresto e tiro da tre di Tessitore che arriva a malapena al ferro, Papa bravissimo a tenerla in campo, anzi no perché pesta la linea di fondo, allora altra palla recuperata dalla Stella Azzurra con un'altra bellissima difesa. Esce Nolli per la squadra ospite, torna in campo la Gioia. Riparte Ingrilli, 60 pari, ultimi 4 minuti e 45. Lissuan, Marcante. Ingrilli. Fowler. Esagera col palleggio Fowler, Papa gli strappa il pallone, allora contropiede, Tessitore va fino in fondo, subisce fallo, poi arriva una stoppata a due mani di Lissuan ma viene fischiato addirittura il fallo antisportivo. Giocata comunque preziosissima di Lissuan, altrimenti Tessitore avrebbe potuto realizzare un gioco da tre punti. Quinto fallo di Rovere. Già pronto Tessitore dalla lunetta, non c'è chiaramente rimbalzo, saranno tiri e possesso per la squadra ospite che torna in vantaggio con il primo tiro libero realizzato dal numero 35, 61-60 al punteggio. Diventa 62-60 perché Tessitore fa 2 su 2. Due tiri liberi importanti. Salamina ora a gestire il possesso. Sfrutta il blocco di Papa, palla proprio per il numero 3. Va da Tomasello, fuori per la Gioia che finta il tiro. Ancora Tomasello, Ciampaglia su di lui. Fallo di Ciampaglia. Fallo sul tiro. Quindi saranno due tiri liberi per il numero 18. Non impeccabile finora dalla lunetta. Realizza il primo tiro libero. Realizza anche il secondo, fa 2 su 2 in questo viaggio dalla lunetta. Il coach ospite vuole supporto dalla panchina per i compagni che sono in campo. Marcante ora per la Stella Azzurra. Ottimo scarico per Lissuan che ha spazio, si prende il tiro, lo sbaglia,
rimbalzo di Tessitore che ora mette calma, 4 punti di vantaggio per la squadra ospite, 3 minuti e 50 al termine, 64-60 al punteggio. Salamina, Papa, lascia Tessitore e sbaglia completamente il passaggio, palla recuperata da Fowler, va da Ingrilli, Marcante, uno contro uno, spalla a canestro con Tessitore che commette fallo. Allora sarà rimessa in zona d'attacco per la Stella Azzurra. Marcante a battere la rimessa, palla rimessa in gioco per l'Iswan, Ciampaglia, Ingrilli, Fowler, finta il tiro da tre, ora Fowler se lo prende ora il tiro da tre, lo sbaglia, gran rimbalzo di Papa, nettamente il migliore della propria squadra, Salamina, Papa, ancora Salamina che sfrutta il blocco di Papa. Tessitore commette un'evidente infrazione di passi, qui non è d'accordo ma è sembrata abbastanza clamorosa, mosso entrambi i piedi dopo aver ricevuto palla. Cambio nella Stella Azzurra, esce Ciampaglia, torna Cianci, 3 minuti e 6 secondi al termine del match. L'arbitro sta spiegando a Tessitore il motivo del fischio. Riparte Ingrilli, la Stella Azzurra. Power, difesa forte di La Gioia, non c'è fallo. Marcante, gran palla sotto per l'Iswan. Realizza il canestro ma non è buono, è infrazione di passi, canestro non buono, palla persa dalla Stella Azzurra. Salamina, supera ora la metà campo, palla per Papa, ancora Salamina, doppio blocco solido, palla ancora per Papa, però la penetrazione, bravissimo Cianci, non riesce a servire un compagno, però Tomasello fa saltare gli avversari, non subisce fallo, la stoppata è regolare, la rimessa in zona d'attacco, grande intensità in campo, stava per fare un recupero straordinario Cianci. Salamina a battere la rimessa dal fondo, palla rimessa in gioco per il Tessitore che finta il tiro da tre, prova la penetrazione ma pesta la linea laterale, allora altra palla persa sempre dal numero 35, gran difesa di Marcante che ora va a battere la rimessa e Ingrilli può impostare un'altra azione offensiva per la propria squadra, 2 minuti e mezzo al termine, sempre 4 punti di vantaggio per il basket Teramo. Ingrilli, Fowler a spazio, questa volta si prende il tiro da tre e lo manda a bersaglio, non era ancora mai riuscito a fare questa giocata, giocata solida di Fowler che esce dai blocchi, riceve e spara subito da 3 punti e adesso manda a bersaglio il tiro, tiro importantissimo, un solo punto di distacco tra le due squadre. Tessitore vuole l'uno contro uno con Marcante, ancora Tessitore, palla fuori per Papa, ancora Tessitore, stoppato da Marcante, Ingrilli tiene in campo il pallone, anzi no, perché pesta la linea laterale, la rimessa in attacco per la squadra ospite, però bisogna capire quanti secondi ci sono per l'azione perché il cronometro di 24 è tornato appunto a 24, ma se Ingrilli era con i piedi fuori dal campo non c'era possesso, dovrebbero mancare 3 secondi dice l'arbitro, 3 secondi per tirare, esatto, viene messo ora il cronometro a 3 secondi, possesso fondamentale questo. Salamina a battere la rimessa,
Alla rimessa in gioco per Tomasello, Salamina non riesce a tirare, altra difesa straordinaria della Stella Azzurra. Ho sembrato di durare molto di più questi 3 secondi. Allora è pronto Ingrilli ad impostare un'altra azione offensiva per la Stella Azzurra. 64-63 il punteggio a favore della squadra ospite, 1 minuto e 43 secondi al termine della partita. Partita apertissima fino all'ultimo. Ingrilli supera ora la metà campo. Listuon, Marcante. Ingrilli esce, finta il tiro da tre. Fowler lo prende lui il tiro da tre, che scheggia però a malapena il ferro. Sentiva la mano calda dopo la tripla precedente. Riparte la squadra ospite, che ha ancora una lunghezza di vantaggio. Salamina, Papa, ancora Salamina, brutto blocco di Tomasello, palla per Papa che ha spazio, si prende il tiro da tre, lo manda a bersaglio. Tripla importantissima questa, che riporta la squadra ospite su due possessi di vantaggio, non due possessi pieni, però a più 4, 67-63, Marcante, ultimi 58 secondi, si prende il tiro da tre, Marcante lo sbaglia, rimbalzo di Tessitore, questo errore potrebbe essere fatale. La Gioia supera la metà campo, subito raddoppiato, bravissimo Ingrilli, però commette fallo. Allora non ci saranno tiri liberi perché nessuna delle due squadre ha esaurito il bonus, anzi lo ha esaurito la Stella Azzurra, ma in questo momento ci sarà semplice rimessa in attacco, si incarica della battuta alla Gioia. Alla rimessa in gioco per Tessitore, 40 secondi al termine, ancora Tessitore, 9 per concludere l'azione. Blocco di Tomasello, palleggio arresto e tiro di Tessitore che va corto, rimbalzo di Marcante, prova il contropiede, ribalta per Cianci che riesce a tenerla in campo, fallo di Papa. Non ci saranno tiri, sarà semplice rimessa, 27 secondi al termine dell'incontro, 18 al termine dell'azione offensiva per la Stella Azzurra, 67-63 il punteggio. Possesso decisivo probabilmente. Fowler, Marcante attacca subito Papa che commette fallo, non è buono il canestro di Marcante, il fallo è arrivato sul primo palleggio, però Marcante ha due tiri liberi a disposizione. Cambio, esce Papa che ha commesso il quinto fallo e torna in campo Angelini per la squadra ospite. Cambio anche per la Stella Azzurra, esce Cianci, anzi no, solo richiamo dell'allenatore per spiegargli come affrontare questi ultimi 22 secondi di partita. Marcante pronto dalla lunetta. Sbaglia il primo tiro libero però Marcante, sempre 4 punti di vantaggio, errore pesante questo. Realizza il secondo. Time out quando mancano 22 secondi al termine dell'incontro, il punteggio è di 67-64 in favore del Basket Teramo sulla Stella Azzurra Viterbo. Già rientrate in campo le squadre, ultimi 22 secondi che vedono la squadra ospite in vantaggio di 3 punti e con il possesso Angelini a battere la rimessa, palla rimessa in gioco per la Gioia che subisce fallo di Marcante che ferma subito il cronometro. Ma
gioia. Realizza il secondo, più 4. Allora, time out chiamato questa volta dal coach della Stella Azzurra. 21 secondi, più 4 per il basket Teramo, 68-64 il punteggio. Vediamo come deciderà di attaccare la Stella Azzurra. Rimessa in zona d'attacco ovviamente dall'uscita dal time out per la Stella Azzurra, va Ingrid lì a batterla, 21 secondi al termine, 4 punti di vantaggio per il basket Teramo, palla rimessa in gioco per Marcante. Prova ad attaccare subito la gioia, lo fa saltare, realizza il canestro e subisce anche fallo Marcante. Giocata fantastica del numero 36 della Stella Azzurra. Tiene vive le speranze per la propria squadra. Cambio per la squadra ospite, torna in campo Tomasello, esce la gioia che ha commesso quindi il quinto fallo. Grandissima giocata Fabio Marcante, che è già pronto dalla lunetta. Realizza il tiro libero e completa la giocata da 3 punti. Allora nuovo time out chiamato dal coach ospite perché mancano 16 secondi al termine dell'incontro e basket Teramo è in vantaggio di un solo punto, 68-67. L'Azzurra dovrà commettere un fallo più rapidamente possibile. L'arbitro di Viama, il giocatore in campo, ha visto qualcosa che non andava bene. Palla rimessa in gioco per Lucarelli, infrazione di 5 secondi commessa da Angelini, e molto ingenuamente ha tardato troppo a battere la rimessa. Allora l'ultimo tiro della partita è nelle mani della Stella Azzurra, che è in svantaggio di un solo punto, quindi può andare anche a una conclusione da 2. Vediamo come giocheranno quest'ultimo attacco. Ingrid lì, sfrutta il blocco di Marcante, palla proprio per Marcante che prova l'uno contro uno, va fino in fondo, scarico per Listuan che finta il passaggio, tiro da 3, subisce fallo Listuan che andrà in lunetta, quindi con 3 tiri liberi a 4 secondi dal termine. Ingenuità pazzesca di Tomasello che gli è saltato addosso. Allora 3 tiri liberi pesantissimi nelle mani di Listuan,
Ricordiamo il punteggio 68-67 per la squadra ospite. Altri due a disposizione. Realizza il secondo. E impatta la partita a quota 68, ma ne ha ancora uno a disposizione. Poi rimangono 4 secondi sul cronometro. Tiro libero più uno stella azzurra. Salamina perde palla Tessitore, che poi tira da metà campo e sbaglia. Finisce qua la partita, vince la stella azzurra di Viterbo con il punteggio di 69-68 sul Basket Teramo.